Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di pollo o fesa di tacchino, mozzarella per pizza o formaggio a fette, passata di pomodoro, olio d'oliva, origano, sale, pepe, pan grattato aromatizzato e acqua. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa condiamo la passata di pomodoro, mettiamo un po' di sale, di pepe e l'olio. La mescoliamo. E la teniamo momentaneamente da parte sino al momento in cui ci servirà. A questo punto andremo a panare le fettine. Quindi prendiamo le fettine e il pan grattato aromatizzato e le andremo a panare. Prendiamo le fettine e le paniamo nel pan grattato aromatizzato. Dopo averle panate per bene, le posizioneremo nel varoma. Proseguiamo così sino al completamento di tutte le nostre fettine. Dopo aver posizionato le fettine sia nel varoma che nel vassoio del varoma, adesso versiamo all'interno del boccale l'acqua. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo sopra il coperchio il varoma, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 20 minuti temperatura varoma, velocità 1. Mettiamo la salsa di pomodoro sopra le fettine. Dopo aver messo il pomodoro anche nelle fettine del varoma, mettiamo l'origano. E finiamo con le fettine di formaggio. Facciamo proseguire la cottura, riposizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio. E facciamo proseguire per 8 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Il pollo pizza è cotto. Andiamo a impiattare. Pollo pizza. Grazie e alla prossima ricetta.